Questo è un mondo ostile. Gli dei che l'hanno creato sono svaniti, ma gli strumenti che hanno lasciato continuano a plasmarlo. Questi manufatti si alimentano di un'energia misteriosa, l'inno della creazione. Una forza che non può essere controllata. Per sopravvivere, i nostri antenati costruirono gli strali e città con grandi mura. Ora spetta un gruppo di eroi affrontare il caos, proteggere le nostre terre e battersi per la nostra sopravvivenza. Noi siamo gli specialisti. Affrontiamo pericoli costanti, salvando vite, combattendo creature terribili e silenziando i cataclismi dell'inno. Ma non tutti i cataclismi sono uguali. E anche gli specialisti temono la forza indomabile dell'inno. Ci siamo. I vetturi non andranno oltre. D'accordo. Da qui prenderemo il volo. Alu, hai sentito? Sì. Tutte le squadre, codificatori agli amplificatori. Forza! Specialista, siamo ancora lontani dal cenotafio e la tempesta è peggiore del previsto. Ok, se ci avviciniamo ancora di più al centro, il vettore finirà in mille pezzi. Forza, specialisti, andiamo! Sarà una missione impossibile? Non ne ho idea. Non ho mai provato a fermare un cataclisma simile. Oh, piano, Faye. Non ne usciremo vivi senza il codificatore. Attenzione là fuori. Ricorda, siamo una squadra. Sono qui con voi. Ok, specialista. Sarai anche una recluta. Ma se sei qui c'è un perché. Ehi, Alok, che c'è? Aspetti che si cambi un po' là fuori, andiamo! Pensavo voleste del vantaggio. Ci vediamo al cenotafio, noi andiamo. Ok, gente. Impediamo che il cataclisma peggiori e uccida ogni cosa. Non so, Alok. Non ho mai affrontato una cosa del genere. Sentite. Non sarei qui se pensassi di non farcela, no? Il cuore della furia non è diverso dalle altre centinaia di rovine dei creatori, è solo più grande. È il nostro lavoro. Quindi andremo là dentro e affronteremo tutte le bestie che ci vomiterà addosso e lo domeremo insieme. Insieme! Andiamo. Sì! Strale 1, pronto? Pronto. Forti da soli, invincibili insieme. Il tuo strale deve essere riavviato. Ripristinerò i sistemi uno ad uno. Avvio riconoscimento vocale. Faye, mi senti? Forte e chiaro. Una brutta caduta. Come ti senti? Ricordi la missione? Credo di sì. Dove sono? Ti trovi in un cataclisma, una tempesta, il cuore della furia. Devi raggiungere il centro e placarla silenziando il cenotafio. Ok. Eccoti qui, recluta.
Dacci dentro. Lei ha ordinato la ritirata. Possiamo farcela. Ci sono quasi. Squadra, dovete ritirarvi. Maledizione. Non ce l'ha fatta. Mi dispiace. Lo stiamo per abbattere. Avanti. Adair! Torna anche tu al vettore. Missione terminata. Posso farcela? No, Fei! Dobbiamo silenziare il cenotafio. Ti prego, ormai non ce la faccio più. Nessuna ritirata. Non ora. Questo bastardo. Dobbiamo andarcene. No, avanziamo. Siamo rimasti solo noi. Pensa a Miller, a Dair e agli altri. Non essere codardo. Non lo sono. No? Vuoi continuare fino a farmi uccidere? Fino a farci uccidere entrambi? Dov'è? Da dove è arrivato? Andiamo. Fei, stiamo tornando. No! È finita, Alex. Dobbiamo ritirarci. Non azzardarti a portarmi via da qui. Nel tentativo di silenziare il cuore della furia, non perdemmo solo degli specialisti, degli amici e dei compagni. Perdemmo la fiducia di chi proteggevamo. Così gli specialisti si separarono, cercando un modo di riscattarsi. I pochi che rimasero si misero in cerca di nuovi alleati e continuarono ad aiutare coloro che ormai non li consideravano più eroi. Le coordinate, Owen. Entrata in scena notevole. Grazie. Troppo buono. Onore al merito. Un codificatore non può volere socio migliore. Perché non c'è socio migliore. Il ripetitore è qui vicino. Ci siamo. Ah, si sente quella parte lì. È impossibile. Lo so. Ho sentito di un manufatto che una volta ha fatto sparire un tizio. Volatilizzato. Quello specialista a cui si sono rivoltate le budelle è stato più fortunato. La chiami fortuna? È morto facendo quello che amava. Che seccatura! Come sempre, gli enigmi dei creatori sono indecifrabili. No, intendevo il ghiaccio! Cos'hai più tempo? Silenzialo! Ci sto provando! Sbrigati! Non funziona! Metticela tutta! Fatto! Almeno una nuova storia, quella volta in cui un Ursix generato da un manufatto ti ha quasi sbranato. Bene, diventerà un classico. Direi che il contratto è concluso. Dobbiamo affortarsi, sforza. Dobbiamo festeggiare. Puoi dirlo forte. E eccoci a Fort Arsis, l'ultima fermata della frontiera di Bastion. Il mio specialista preferito. Ho sentito dire che ti sei dato da fare. Tutto come al solito, Zoe. Altro giorno, altro disastro evitato. Cos'hai combinato stavolta? Niente. La mia armatura è a posto. Forse. C'è un rumorino, no? I rilevamenti sono nei parametri accettabili. Potresti lasciar perdere i numeri almeno per una volta. C'è qualcosa di strano. La connessione è confusa. Quantifica la confusione. Non si può quantificare. Non è misurabile, non funziona così. Devi solo sentirlo. Va tutto bene, Owen.
Sì, è soltanto che nell'ultima missione mi è sembrato di notare delle stranezze nella postazione di codifica. I rilevamenti rientrano nei parametri accettabili. Ehi, fa come credi, ma se ignori il problema e qualcosa va storto, allora... Eseguirò un'ispezione protocollare completa dell'unità con un arcanista. C'era davvero qualcosa di strano? No. Perché devi sempre creare problemi? Ma che stai dicendo? Le ho fatto un favore enorme. Hai idea di quanto sia noioso fare il codificatore per il forte? Non può lavorare con uno specialista, né vedere il mondo con gli occhi di un pilota di strali. No, no, no. L'unica cosa che può fare è trasmettere messaggi ufficiali avanti e indietro ai codificatori della capitale, giorno dopo giorno dopo giorno. C'è a chi piace la routine. Non è da tutti essere specialisti. Sarà anche così, ma devi ammettere che l'ultima missione sarebbe andata meglio con un compagno. Infatti ho te. A ogni pilota di strali serve un codificatore. Non è quello che intendevo. Senti, se avessi un'armatura mia, potrei assisterti direttamente sul campo. Frena, campione. Ancora un po' di addestramento e avrai la tua occasione. Va bene. Tanto non possiamo neanche permetterci un'armatura nuova, vista la situazione. Ci inventeremo qualcosa di nuovo. Già. Rimpiangi mai di esserti perso i giorni di gloria? Quando gli specialisti erano considerati eroi. I contratti piovevano dal cielo e ovunque andassero ricevevano rispetto. E panini gratis. Panini gratis? Già, non ho ancora mangiato, muoio di fame. Il nostro budget è limitato. Per dei panini basta. Forse hai ragione. Sai che ti dico? Dovresti andare verso la fucina. Prepara lo strale, così saremo pronti se un contratto dovesse cadere dal cielo. Sto andando. Serve qualcosa? Di che parli? Il tuo messaggio diceva di venire alla fucina. Ti sbagli. Io non ti ho lasciato alcun messaggio. Deve esserci qualcosa che non va. Volevo parlarvi in privato. Mi chiamo Tassin. Viaggia sempre con una scorta? Solamente per le entrate trionfali. Oh, gran bell'ingresso. Glielo concedo. Ho un contratto per te, specialista. Non accetto lavori, se non so per chi. Davvero? A quanto ne so, voi due accettate qualsiasi lavoro di questi tempi. Che lavoro è? È scomparso un arcanista. Scomparso? Credevo che se ne stessero in laboratorio a studiare manufatti. Mattia Sumner stava studiando alcuni manufatti presso le rovine vicino al forte. Trovatelo e riportatelo a casa. Se è ancora vivo. Lui conosce bene il pericolo degli artefatti dei creaturi. Sono certa che il suo sapere e le sue abilità lo manterranno in vita quanto basta. Cosa ne dici, specialista? Ne varrà la pena. Owen, gli specialisti tornano in azione. Beh, noi almeno. Scusi, permesso. È fantastico, avvio la diagnostica e poi siamo pronti a partire. È stato un piacere. A nome mio e di Mattias, grazie per aver accettato. Oh, ok, e se dovessi... Trovate Mattias. Fidatevi. Il mio favore vi tornerà utile. Specialista? Grazie per il tuo intervento. Si è trattato di un problema inaspettato. Te ne vai spesso in giro fuori dalle mura in quel modo? Rischi del mestiere, ma stavolta era diverso. Qualcosa sta rendendo i metamorfici più violenti. Ho paura che sia opera del dominio. Riteniamo che siano tornati. Immagino tu abbia già avuto il piacere di incontrare lo specialista Yarrow. Temo che Tassin abbia ragione. Ci sono molti elementi in comune con la situazione precedente all'attacco a Liberalia. Quello che scatenò il cuore della furia. Non conosco l'intera storia. Io sì. Non sono in molti a sapere quello che sto per dirti. La mia allieva, Gianni, era lì 10 anni fa e vide tutto con i suoi occhi. Sicuramente saprei già che Liberalia era una delle più grandi città di Bastion. Era antica, orgogliosa e prospera. Ma sopra ogni cosa ospitava la più grande e importante enclave di specialisti. Gli specialisti, al fianco delle sentinelle, guardiane delle mura, proteggevano Liberalia e i suoi abitanti dal caos di questo mondo. Finché un giorno i soldati del Dominio invasero casa nostra. Erano feroci conquistatori dal nord.
Quel giorno, specialisti, sentinelle e dominio combatterono per il controllo di Liberalia. Ogni fazione dimostrò il proprio valore in quanto erede del generale Tarsis e della Legione dell'Aurora. Specialista Adams, uno dei nostri uomini migliori, guidò l'assalto mentre l'enclave si lanciava contro le forze del dominio. La mia Gianni dice che l'esercito era immenso. Il dominio era guidato dal dottor Arken, un uomo che nessuno aveva mai visto prima. Il suo obiettivo era prendere la città a qualsiasi costo. Quindi combatterono, accerchiati, sopraffatti in numero e potenza di fuoco, gli specialisti combatterono. Per un po' resistettero. Le mura della grande Liberalia invece no. Il dominio si riversò all'interno. Adams, insieme a molti specialisti, oppose l'ultima resistenza fuori dalle mura. Mentre altri, come Gianni, rimasero ad aiutare chi potevano. Quando all'improvviso le sentinelle sconfitte ripiegarono. Ed è così che nelle profondità della città Gianni scoprì ciò che le sentinelle invece già sapevano. Al dominio non interessava distruggere Liberalia. Ciò che volevano era un antico manufatto dei creatori, protetto nelle profondità della città, il cenotafio. A quanto pare, il dottor Arken era convinto di aver trovato un metodo che permettesse al dominio di controllare l'inno della creazione attraverso il cenotafio. Che arroganza! L'inno non può essere controllato. Il terrificante cataclisma scatenato quel giorno distrusse Liberalia, distrusse il dominio e distrusse tutto quanto. Quel cataclisma divenne il cuore della furia. Qualcuno sopravvisse per raccontare la storia di Liberalia, ma non molti. Ci deve essere una buona ragione se il dominio ha fatto ritorno. È evidente che ho ancora molto da scoprire. Vieni da me più tardi. Oh, già, anch'io. Ti contatterò quando avrò qualcosa. Io sarò nell'enclave. Ho un altro lavoro da assegnarti. Sono lusingato, ma io ancora non so chi è lei. Ci sono abituata. Lavoro per i Corvus. Ah, una spia. Il mio lavoro è tenere sotto controllo eventuali minacce per Fort Tarsis. Una mia agente si è infiltrata tra i funzionari, un gruppo di contrabbandieri. Il suo compito è fare in modo che oggetti troppo pericolosi non finiscano nelle mani dei compratori sbagliati. Tuttavia, nel suo ultimo rapporto ha menzionato un'incursione di combattenti stranieri nella zona. Chi sono? Come ho detto in precedenza, io scommetterei sul dominio.
Significa che i guai busseranno presto alla nostra porta. Grossi guai, se la sua ipotesi si rivelerà fondata. Ho l'impressione che i guai siano la tua idea di divertimento. Incontrerai la mia gente all'accampamento dei funzionari, qui. Scopri di quali altre informazioni al corrente e regolati di conseguenza. Porteremo a termine l'incarico. E come pensavamo, il dominio e hanno l'agente di Cassin. Restiamo nascosti. Oggi non fatto, sappiamo che è qui. Io non so di cosa parli. Mi spiegherò meglio. No, non è così che gestiamo gli affari. Trovo che il dolore non sia un degno sostituto del denaro. Negoziamo. Il manufatto non è in vendita. Vedi, è già qualcosa. Quindi ce l'hai. Ora dimmi il prezzo e ce ne andremo tutti soddisfatti. I manufatti sono pericolosi. Solo se sei un tipo distratto. E non è il mio caso. Scrutatore! Abbiamo il manufatto! Mi dispiace per te. Fine delle trattative. Bastardo! Non me l'aspettavo. Uno specialista. Davvero patetico. Ho già affrontato altri come te. Nessuno è sopravvissuto. Farei la stessa fine. Owen mi ha informato dell'accaduto. Ha un bel problema là fuori. Una specie di pezzo grosso del dominio. I suoi lo chiamavano scrutatore. Non siamo riusciti a fermarlo. Ed era alla ricerca di un manufatto dei creatori? Ha scatenato l'inferno là dentro. La sua agente non ha mollato. Fino alla fine lei... Beh... Lo so. Mi dispiace. Ci ha lasciato questo archivio. Lo farò analizzare. Il dominio è davvero tornato. In forze. Maledizione. Pensavo che le spie reagissero alle cattive notizie senza battere ciglio. Ma rispettiamo anche i nostri nemici. La vita sotto il giogo del dominio. Non so nemmeno se può definirsi tale. E se hanno Fort Arsis nel mirino? Sì, beh, la vita qui al forte non è certo quella che sognavo da bambino, ma questa è casa mia e non ci voglio dittatori. Cosa possiamo fare? Per il momento dobbiamo avere pazienza. Non voglio fare mosse avventate senza prima aver raccolto più informazioni. Nel frattempo, c'è qualcuno che vorrei presentarti. Questa è la sentinella Bryn. È abile e degna di fiducia. Potrebbe farle comodo un po' di assistenza. Perché non provi ad aiutarla mentre indago sul dominio? Ti contatterò io. Sentinella Rissa Bryn, distanza al comando del forte. Sentinella, come possiamo renderci utili? Beh, forse è meglio non parlarne qui. Incontriamoci alla mia scrivania, tra le mie piante. Piante? Già, quindi... bene, ci vediamo. Ok, allora... Che c'è? Sei stato tu a chiamarmi. No, tu. Aspetta. Lo scrutatore vuole tornare nel cuore della furia. Userà il cenotafio come arma. Abbiamo decifrato l'archivio recuperato dall'accampamento dei funzionari. Ora sappiamo perché vuole i manufatti dei creatori. Potrebbe non farcela. Sapevate che lo scrutatore era a Liberalia durante l'attacco? È riuscito a fuggire quando il cenotafio ha raso al suolo la città. Oh, merda! È spietato, motivato e feroce. È un codificatore formidabile e un pilota brillante. Persino i suoi uomini lo temono. La tempesta lo farà a pezzi. Nessuno sopravvive al cuore della furia. Tu sì. Abbiamo inoltre ragione di credere che abbia trovato un modo per incanalare la potenza del cenotafio e non possiamo permetterglielo. Ovviamente. Dovete riuscire ad attraversare il cuore della furia. Arrivate al cenotafio per primi e silenziatelo. Siete specialisti, no? La fai facile tu, stiamo parlando di un cataclisma. È vero, non siamo attrezzati per affrontarlo. Già.
Ma alcuni specialisti sono sopravvissuti al cuore della furia. E lo studiano ancora adesso. Ah, sul serio? Scusate, dovrei sapere di cosa state parlando. I miei vecchi compagni, Aluk e Fei. Pare che lo scrutatore li stia cercando. Forse Fei ha scoperto qualcosa. La loro ultima posizione. Oh, posso? Beh, Aluk e Fei. Direi che tra di voi non è finita bene. Non saprei, ci siamo allontanati. Dici? Sapevo che Aluk non ti ha perdonato per averlo salvato e Fei è... Dove andiamo? Ok. È uno scherzo. Aluk e Fei lavorano con la principessa Azim. Il capo dei funzionari. Ma quella è soltanto una contrabbandiera. Nient'altro che una spietata criminale. Ne abbiamo davvero bisogno. Sì, per sopravvivere al cuore della furia e arrivare al cenotafio prima dello scrutatore. Davvero? Io e te siamo una squadra collaudata. Per questo Tassin ci ha scelti. Ci copriamo a vicenda. Bene. Senti, visto che lo scrutatore sia lanciere che codificatore, potrebbe farci comodo un incredibile codificatore che sia in grado anche di pilotare gli strali. Owen, pazienta. Le lezioni da pilota stanno andando bene, ma potrebbero volerci anni. Ok. Ora senti questa. L'accampamento della principessa Sim è una specie di circo. Un circo itinerante gestito da criminali sanguinari, amanti dei regali. Non entrerai a mani vuote. Cosa potrà andare storto? Già, cosa potrà mai andare storto? Com'è andato il viaggio? Il viaggio? Oh, è stato fantastico! Sai, io sono uno che adora scroccare passaggi ai contrabbandieri. È stato come viaggiare in prima classe. Incantevole! Ammirate le meraviglie del palazzo. Onorate la principessa Zim, che regni in eterno. Sono a conoscenza del fatto che non è una vera principessa. È solo una contrabbandiera con manie di grandezza. Hai dato un'occhiata al posto? Credi che entrerei lì da solo? Sei pazzo? No, sono rimasto qui ad aspettarti. E poi cerchiamo i tuoi amici. Troviamo Aluk e Fei. Su, andiamo. Ehi, quelli laggiù sono loro. Un piacere fare affari con voi. I nostri affari non sono ancora conclusi. No? Pensavo avessimo un... accordo. Aluk, chi è questo? Nessuno. Un vecchio amico. Ti prego, invita il tuo vecchio amico a unirsi a noi. Mi spiace, ma dobbiamo andare. No. Prima celebreremo il nostro accordo secondo le tradizioni del mio popolo. Prego, avvicinati, amico di Aluk. Pungiglione di scorpide molto acido potrebbe bruciare un po'. Parecchio. Sai, è che ho mangiato tanto a colazione. Rifiutare un pasto è un grave insulto nei confronti di un anfitrione. Sì. Oh, cavolo. Oh. Scusate l'ignoranza, principessa. Non sapevo fosse commestibile. Vengo da una terra aspra e inospitale. Le piante scarseggiano e gli animali ancora di più. Prima che il dominio ci conquistasse, avevamo un detto. Il cibo è vita. La vita è lotta. L'abbiamo capito. L'abbiamo accettato e ci ha resi più forti. Oh, davvero ottimo, principessa. Quello era solo l'antipasto. Signori. Ecco a voi la sacca di feromoni di una giovane mantichera, macerata per un anno intero in un tino di veleno di chimera fermentato. Una rara prelibatezza che conservavo per un'occasione speciale.
Dopo di voi, principessa. Non potrei mai disonorare il mio nome mangiando prima degli ospiti. Io adoro la manticara. Oh. E l'accordo? Ringrazia il tuo amico, Alok. Ah, ecco, non hai una bella cera. Devo solo sedermi un attimo. Che cosa vuoi? Credo che con questo intendesse dire grazie. Ho un contratto. Un contratto? Beh, non ci serve la tua carità. Eccellente. Fey, Alok, lui e Owen. Codificatore e apprendista lanciere. Mi mandano in Corvus. I Corvus? Oh, sei diventato un pezzo grosso ora. Hai un bel coraggio dopo tutto questo tempo. Non fare il drammatico, siediti. Sto in piedi. Torniamo al vettore, lì spiegherò tutto. Stiamo bene per conto nostro, grazie e addio. Un attimo, qualcosa non va. Truppe del Dominio, via! Disperdetevi! Proteggeremo il tuo amico. Non preoccuparti, ci vediamo là. Che spettacolo! Cioè, abbiamo letteralmente umiliato il dominio, eh? Giusto? E senza modestia penso di essere stato fantastico. Non direi sul serio, è stato un disastro. Non farlo mai più, per favore. Ok, suppongo che andrò all'amplificatore. Da questa parte. Non è cambiato nulla. Potevate almeno passare una mano di vernice. La corrosione dà un tocco vintage. Parliamo del tempo ora o abbiamo raggiunto la quota prescritta di chiacchiere? Non c'è una penale se superiamo la quota. Hai letto qualche libro di recente? Qualche migliaio. È passato parecchio tempo. Sono contento di rivederti. Davvero? Quindi non sei qui perché ti serve qualcosa? Non importa. Ora sei qui. Ricevo ancora comunicazioni radio del Dominio, ma stiamo perdendo di vista gli inseguitori. O forse no. Scusate, perché siamo fermi? No! Ai ai ai. Quel dannato affare. Ah, Luke, non hai ancora sistemato qualcosa? Funziona ancora. E sta zitto. Funziona! Già, andiamo bene. Dov'è la chiave a tubo? Nella cassetta, come sempre. Non credevo saresti tornato. La vita è piena di sorprese. Spengo il generatore prima che si sovraccarichi. No, ma dai, così mi rovini il divertimento. Allora potremmo darci una mossa. Ci saranno addosso da un momento all'altro. Pinze. Che cosa vuoi? Aiutarti ad aggiustare questo catorcio, di nuovo. È più affidabile di certa gente. Dimmi di più di questo contratto. Che ne dite di parlarne più tardi? Il dominio sarà qui a momenti. Owen, è importante e non sei d'aiuto. Cacciavite? Misura? Sì, più specifico. Il 10, ovviamente. Voglio tornare nel cuore della furia. Davvero? Il Dominio vuole il cenotafio e i Corvus vogliono che ci arrivi prima io. Questo spiega perché il Dominio ha fatto visita a Zim. Fei, riaccendi. Fei e io ci abbiamo lavorato per 2 anni. E tu cosa pretendi? Di arrivare a prenderti il merito? Alok, il tempo stringe. Abbiamo una pista ma ci serve un lanciere. Potremmo unire le forze. No!
Ce la faccio da solo. Il dominio vi sta alle costole, un aiuto vi farebbe comodo. Troveremo qualcun altro. Beh, allora provaci, amico. No, non c'è più tempo. Voi avete bisogno di me e io di voi. Ne va del contratto. Un lavoro. Solo uno. Ho un vettore da pilotare. Avete una pista? Forse. Un momento. Ed eccolo. Tieni questi, grazie. Hai trovato qualcosa sul cenotafio o il cuore della folla? Non io, Zim. Gli amici a volte servono. Beh, begli amici. Cosa sai della legione dell'Aurora e del generale Tarsis? Cosa? Il generale Tarsis? Sì, è entrata nel cuore della furia e ha raggiunto il centro, il cenotafio. Ma come ha fatto? Secondo le mie ricerche ci è riuscita grazie al suo strale. Aveva degli scudi speciali e chissà che altro. Hai trovato la sua armatura, lo strale dell'Aurora originale. Sì, esatto. Dobbiamo solo andare a prenderlo. Ci state? Beh, personalmente non vedo l'ora. Passami le informazioni che ti ha dato Sua Maestà e diamo inizio alla spedizione. Non serve. Penserò io al supporto alla missione. Ho già fatto le ricerche. Sì. Ovviamente. Specialista? Spero che la tua riunione con Aluk e Fei sia stata produttiva. Ci sono alcuni soldati del dominio in meno a cui pensare. Il che è sempre positivo. Allora, qual è la prossima mossa? La tomba del generale Tarsis. Credono che il suo strale sia ancora lì. Suppongo che la visita non sia solo per interesse storico. Fei sostiene che quello strale può farci entrare nel cuore della furia. Allora sono lieta di aver contribuito a riunire dei vecchi amici. Beh, stiamo ancora ricucendo i rapporti. Fate in fretta. Nel frattempo, i Corvus hanno altri lavori che potrebbero interessarti. Mi conosce. Non dico mai di no a un lavoro. Non sto parlando di contratti ordinari. Richiedono doti particolari. Non c'è problema. Allora parla al mio agente, Sev, per avere tutti i dettagli. Si trova al bar. Oppure affrontali alla cieca, se preferisci. Mi pare di capire che sia lo stile degli specialisti. Ad ogni modo, continua così. Grazie per essere venuto. Hai detto che c'è stato un contrattempo. Cos'è successo? Ho dato un'occhiata alle informazioni che ci ha fornito Zim. Cattive notizie. Ci aveva promesso una posizione. Ce ne ha date 5. Va bene, è una situazione inattesa. I dati di Zim provengono dal frammento di uno scritto su Liatrell, l'incrollabile legionaria. Era il braccio destro del generale e, secondo la leggenda, colei che la seppellì. Il testo menziona dei custodi e 4 tombe da visitare per trovare lo strale dell'Aurora. I dati sono a malapena leggibili. Cercherò di scoprire di più mentre tu e Owen cercate queste tombe. Va bene. Mandami le coordinate. Andrò a dare un'occhiata. Fei, lo strale non si vede, ma abbiamo ritrovato il generale Tarsis. C'è il suo sigillo sulla tomba. Lanciere fino alla fine. Se è davvero la sua tomba, sai cosa significa? Potrebbe aprire la fortezza dell'Aurora. Fei, c'è un imprevisto. È la proiezione di un codificatore molto potente. Salve, specialista. Lieto di vederti. Che cosa vuoi? Ciò che vuoi tu. Voglio il suo strale, quello che ha domato il cuore della furia. Perché? Ti piace la storia? Qualcuno dovrà ereditare ciò che ha lasciato. Io posso portare avanti il suo retaggio. Fallo parlare. Nel frattempo, provo a introdurmi nel sistema di comunicazione del dominio. Cos'è? Ti credi il nuovo generale Tarsis? Voi del dominio avete sempre avuto manie di grandezza. Non dobbiamo per forza essere nemici. Credi davvero che mi importi qualcosa del cenotafio o del cuore della furia? Io anelo all'inno della creazione. Immagina quello che potremmo fare. Potremmo decidere cos'è meglio per il mondo. Il potere della creazione nelle nostre mani è più importante del generale Tarsis. Quello che conta per me sono gli abitanti di Bastion. Se li reputi così preziosi, tieniteli pure. A me basta lo strale dell'Aurora.
ragno strano e arrugginito in cambio di tutte quelle vite. Un'offerta generosa, no? Vuole rintracciare la tua posizione. Rilevo soldati del dominio in zona. No, non c'è nessuno strale. Ora sparisci. Non pensavo che ce l'avresti fatta. Porta quei supporti nella cabina e blocca il pannello di controllo. L'amplificatore è a posto. Gli interruttori? Controllati prima di salire. Oh, allora qualcosa lo sai fare. Oltre che metterci lo scrutatore alle calcagna. Cosa? Sei serio? Questa è buona perché... La cabina è a posto. Questo lavoro è già difficile senza doverci guardare le spalle tutto il tempo. Non è colpa mia. Lo scrutatore dava la caccia a voi. E senza di noi non avreste trovato il sigillo. Ammettetelo. Vi servivo. E vi servo ancora. Tu servirci? No, non mi servi. Basta, abbiamo faccende più importanti a cui pensare. Lo scrutatore sta cercando l'inno. Fei. La gente crede che il dominio voglia il potere del cenotafio, ma il cenotafio non è nulla. L'inno della creazione, invece, è tutto. Controllarlo è tutto. Ok, ma che cosa se ne fa? Col potere della vita e della morte, della creazione e della distruzione? Sarebbe un dio. Fei, anche se l'inno fosse così potente, non credo abbia un manuale di istruzioni. Nessuno controlla l'inno, non i creatori e nemmeno il dominio. Dovete ascoltarmi! Lui l'ha sentito! So che è così, si capisce dalla voce. Lo sento. Non si fermerà. Non si fermerà mai se non capirà. Io so che è così. Ok, sapete cosa? Siamo tutti d'accordo su un punto. Là fuori sta diventando pericoloso, giusto? E siccome a Fei non sembra servire aiuto con la codificazione, io potrei guardarvi le spalle sul campo. Oh. Guarda questo vecchio strale! Perché non potrei pilotarlo io? No, no! Quello è mio, fatto su misura. Non cammineresti nemmeno. Beh, ma potrei... No! Non sai come può ridurti il cuore della furia. Starò bene. Ah, sì? Hai mai affrontato qualcosa là fuori? Dei metamorfici? Una chimera? Io imparerò strada facendo. Oh, ricordi la principessa Zim? Stavi per lasciarci la pelle. Voglio almeno provare. Tu sei un codificatore. I codificatori vicino alla tempesta vanno fuori di testa. Se ti mettiamo in uno strale per raggiungere il cenotafio, allora moriremo tutti. Questo non è il momento. Ok. Capito. Ah, maledizione. Dagli tempo. Capirà da solo cosa può e cosa non può fare. Me lo auguro. Ascolta. Avevi ragione. A proposito di cosa? A essere onesto, non mi sento pronto ad affrontare i lancieri del dominio da solo. Beh, dubito che qualcuno si senta pronto a farlo. Abbiamo bisogno di te. Benvenuto a bordo. Alok, io... Grazie. Metto in moto il vettore. Vieni quando sei pronto. Quindi, fortezza dell'Aurora? Sei sempre un passo avanti, aggiornami. Col sigillo del generale Tarsis posso sbloccare la porta. Tutto quello che sapeva sul cenotafio deve essere lì dentro, insieme al suo strale. Sarà quella vecchia armatura a portarci nel cuore della furia. È l'unica chance. Che vuoi che faccia? Devo ancora starmene buono in un angolo. Tu pensa allo scrutatore. E se arrivasse? Nessuno può entrare nella fortezza, tranne noi. Qualsiasi cosa succeda, saremo pronti. In bocca al lupo. Owen. Ehi. Un grande flagello si annidava nel cuore della Terra, minacciando di disfare il tessuto stesso del mondo.
Così Elena Tharsis si mise in viaggio per affrontarlo nella sua stessa tana, per porre fine alla sua furia distruttrice una volta per tutte. Prosegui lungo il tuo cammino, lanciere. Cerca il disastro e fermalo sul nascere, se ne hai il coraggio. Come? Non ho nemmeno un'arma. Non ne hai bisogno. Non c'è più tempo. Silenzialo. Non funziona. Stai per essere divorato. Metticela tutta. Fatto. Credo che la via del coraggio sia un terreno a te noto. Non riesco a muovermi. La tua armatura si sta surriscaldando. Morirò! Calmati, o andrai in blocco. Non riesco a sparare. Si mette male. Il tuo valore è stato messo alla prova. Più e più volte. Torna anche tu al vettore. Missione terminata. No, Fei! Dobbiamo silenziare il cenotafio. Dobbiamo andarcene. Pensa a Miller, ad Ayr e agli altri. Non essere codardo. Non lo sono. Il tempo delle prove è finito. C'è un solo altro luogo per te da raggiungere. Ricorda, la forza può conquistare un momento, la risolutezza può durare oltre un giorno, ma il coraggio deve rinnovarsi con l'aurora. Intraprendi il cammino, lanciere della legione. Eccoti. Hai fatto in fretta. In realtà ci ho messo 2 anni a superare la prova. Ma l'hai fatto? Fino ad ora. È quello che credo che sia. Do un'occhiata da vicino. Attenzione. Le strade del generale Tharsis. Qualcosa non può. Fei, Aluk, non vi sento bene. Fei, lo vedi anche tu? Fei, mi ricevi? Non può sentirti. Owen! Accidenti. Lo strale non funziona, eh? Che sfortuna. Click. Che cavolo stai facendo? Oh, su, via, andiamo. Non è ovvio. Ciao, bellezza. Finalmente, il mio momento. Niente più attese. Nessuno che mi lascia in disparte. Lo scrutatore risparmierà il forte se mi schiero con lui. Come puoi aiutare il dominio? Sai cosa ha fatto? Sì, so benissimo cosa ha fatto. Non possiamo batterlo. Owen, fermo! Dannazione! Proprio non ci voleva. Dai, insultami se serve. Potrebbe andare meglio, certo. L'amplificatore è guasto, non riesco a capire che cosa ha combinato al motore. Il vettore non si tocca finché non sarà sistemato. Che mi dici di Fei, sta bene? Sto analizzando i danni ai sistemi del vettore. Ehi, vietato parlare finché non riparo la connessione. Vuoi prendere fuoco? Quindi, siamo bloccati qui mentre Owen sta scappando. Che altro può succedere? Ah, calmati, ok. Ora come ora non sei in grado di inseguirlo. Mi daresti una mano? Dobbiamo far ripartire il vettore. Dobbiamo fare qualcosa per fermarli. Vince,
Vedi, questo è il tuo problema. Pensi sempre al futuro e mai al presente. Il presente è un casino. Ho portato qui Owen e guarda com'è finita. Nastro, quindi credi che sia tutta colpa tua? Eh? L'ennesimo fallimento dell'eroe solitario. Passami il... Ah, male. Sì. Questo è il mio vettore. Nessuno sale senza il mio permesso. E poi... Faye capisce le persone al volo, quindi se neanche lei si è accorta di nulla... Prova la connessione adesso. Sei un ottimo specialista. Forse il migliore che abbia mai visto. Ma non sei più intelligente di me e Faye insieme e non hai gli occhi dietro la testa. Smettila di colpevolizzarti per cose che non dipendono da te. Hanno lo strale. Che si fa? Ce ne stiamo a guardare mentre il Dominio mette le mani sul cenotafio. Mi dispiace, mi sono distratta. Non mi sono accorta del sabotaggio durante la mia solita ispezione. Basta, sensi di colpa, sto impazzendo. Al lavoro! Ma che lavoro? È finita? No, non ancora. Lo strale che hanno rubato non funzionerà. Ho guardato bene lo strale del generale. Non ho mai visto niente del genere. Quindi per ora ho solo una vaga idea delle sue capacità, ma... Faye, vieni al dunque! Quasi tutti i catalizzatori sono collegati al sigillo del generale. E senza di esso l'armatura non può funzionare. Questo li rallenterà, ma non risolve il problema. Rallentarli forse basta. Ho le informazioni ricavate dalla fortezza dell'Aurora e sono riuscita a studiare per bene lo strale. Aspetta, stai suggerendo di costruire un nostro strale dell'Aurora? Soltanto i catalizzatori principali, ma... Sì. Lo costruisco io, se mi date i progetti. Quindi sarà il nostro Arden Vass. Perché no? Ho già costruito strali usando rottami, ora parliamo solo di un paio di catalizzatori. Forse ci toccherà saltare su qualche chimera infuocata, ma ci riusciremo. Il salto della chimera infuocata è la base del mio addestramento. Prepara il tuo strale. Io devo aggiustare questa cosa. Non tutto è perduto, gente! Il varco non si apre. Controlla le connessioni alla corona. Tutto a posto. Deve esserci un'anomalia nel nucleo. Vedi qualcosa? Sembra a posto. No, no, devi colpirlo un paio di volte. Vuoi che lo convinca a suon di ceffoni? Fidati. È un vecchio trucco degli specialisti. Alok. Ci penso io. Alok, come va la connessione? Niente! Maledizione. Oh, niente, non ci riesco. Da un'altra occhiata alla corona, ci sarà un guasto. Lo conosco come le mie tasche. Non funziona perché mi odia. Alok. Forse non è lo strale il problema. Quest'ammasso di rottami sta rovinando il piano. Non possiamo fare niente finché non funziona. Alok. Posso trovare altri lancieri, non è un problema. E in quanti sono entrati con noi nella tempesta? Avrei bisogno di tutto l'aiuto possibile. Alok. Se non riesco a ripararlo, giuro che lo fondo e ne faccio un fermacarte gigante. Alok. Ma quanto tempo fa così? Prima ogni giorno, poi una volta al mese, l'ultima volta è stata 6 mesi fa. Che cosa? Non è lo strale, vero? No! A volte riesce quasi a controllarlo, mentre a volte per niente. È stata una lunga attesa. Attesa di cosa? Sono 23. Cosa? Gli specialisti che sono entrati nel cuore della furia quella volta. 20 lancieri e 3 codificatori resi catatonici dall'inno. Nessun altro ci ha più riprovato. Non c'è da stupirsi. Nessuno tranne me e Alok. Una volta era il migliore. Tu c'eri, te lo ricordi? E anche io. Tutto ciò che abbiamo perduto. L'ho sentito. Solo per un attimo nella tempesta, io ho sentito l'inno. Per un attimo sono riuscita a capire tutto. Da quel momento ho come l'impressione di sentire dei sussurri, delle voci che mi chiamano e per quanto io cerchi di liberarmene... Non riesco. Sono contenta che tu sia qui. Ora ti lascio con lui.
Ci sono. Sì, ma c'è un problema. Per problema intendi... Dobbiamo parlare. Non promette bene. Il dominio si dirige al cuore della furia. Lo scrutatore sta facendo la sua mossa. È pronto a rischiare il tutto per tutto. Non c'è più tempo. Mi serve una soluzione. Ho i catalizzatori pronti, ma non funzionano. Spiegati. È tutto giusto, ma per qualche motivo non si attivano. C'è qualcosa che mi sfugge. Non abbiamo tempo per questo. Tra 2 secondi manderò tutte le sentinelle del forte contro lo scrutatore. Non può. Sa cosa è successo agli specialisti. Sarà un massacro. Il loro sacrificio non sarà vano. Se lo scrutatore trasforma il cenotafio in un'arma, sarà la fine. La loro morte non fermerà lo scrutatore, lo sa. Ci sono troppe vite in gioco. Non resterò a guardare sperando che voi tre vi diate una mossa. Non chiediamo molto tempo. Farò funzionare quei catalizzatori. Ti conviene. Le sentinelle possono anche battere lo scrutatore, ma non basterà. Non sanno gestire i manufatti, né conoscono il cenotafio. Noi, invece, sì. Ci abbiamo lavorato per anni. Solo noi possiamo porre fine a questo cataclisma. Ci lasci provare. Siete voi che mi avete chiesto aiuto. Potevo lasciarvi alla corte della principessa Zim. Non fatemene pentire. Ora, la vita di tutti coloro che vivono nel forte e ad Antium è appesa a un filo. Avete tempo fino all'arrivo dei vettori da trasporto. Datevi da fare. Chi è che le ha chiesto aiuto? Io. Non sono stati i Corvus a contattarvi, ma al contrario. Eravamo così vicino all'inno. Finito il lavoro di Zim, ci serviva uno specialista. Io sono uno specialista? No, non lo sei, Aluk. Non lo sei più. Tu sei troppo orgoglioso per ammettere che non riesci più a pilotare uno strale o per chiedere aiuto. Sono 2 anni che aspetto di tornare nel cuore della furia. 2 anni! E ogni giorno mi dicevi di aspettare perché volevi fare tutto da solo. Sei convinto di essere l'unico che può riuscirci. Credi che non possa farcela? Ne sei così sicura? Assolutamente sì. Fatela finita, non possiamo perdere tempo a litigare. No! Hai ragione. Fuori dai piedi. Ah, Luca, aspetta! Deve affrontare la realtà. Non ne voglio sapere. Starà sistemando la sua armatura. Fallo tornare, dobbiamo controllare i catalizzatori. Non avrei dovuto dirlo. Hai visto Aluk? Sì, sembrava imbestialito. Blaterava qualcosa sul fatto che non c'è più tempo e che sarebbe andato a parlare con il comandante Vull. Comandante Vull? Specialista? Sa dirmi se Aluk le ha fatto visita? È passato di qui, sì. Il suo umore era più nero del solito, come se fosse possibile. Cosa voleva? Gli orari dei nostri vettori. Voleva sapere quanto ci avrebbero messo ad arrivare. Le ha spiegato il motivo? Ha detto che aveva dimenticato qualcosa alla fortezza dell'Aurora. Credevo l'avrebbe accompagnato lei. Ah, sì, già. Sembrava avere una certa fretta di andarci. Oso sperare che non tocchi alle sentinelle dover rimettere a posto le cose. Ce ne stiamo occupando noi. Aluk! Da questa parte! Ti sei quasi fatto ammazzare! Avresti dovuto chiamarmi! Anche se... è piuttosto impressionante. È stato Owen. Owen? Sì. Quel bastardo Voltagabbana è sboccato dal nulla. Come pilota fa schifo. Ma quello strale è incredibile. Ne ho beccati un po', ma non abbastanza. Sai, ho sempre voluto essere uno specialista. Non ho mai desiderato altro. Non ho famiglia. Ho fatto di tutto per essere il migliore, aspirando alla Legione dell'Aurora. Potrei recitarti tutte le loro storie a memoria. Sì, anch'io. Sai perché? Perché me le ha insegnate. E non solo a me. Non sono un insegnante. Ah, Luke, per favore. Non riguarda solo te. Uno specialista lavora per la squadra. Sono parole tue. Sì, certo.
Beh, guarda chi è tornato. Il bastardo Voltagabbana. Owen, hai un bel coraggio. È così strano vedermi pilotare questo strale. Non avete mai voluto riconoscere il mio talento. Oh, e lo scrutatore sì. Esatto, proprio così. Ma alla fine non ha funzionato. No, ma per un po' è stato fantastico. Con lo scudo dell'Aurora era uno spettacolo impressionante. Avreste dovuto vedermi. Purtroppo non è riuscito a resistere. Serviva il suo sigillo, ma questo lo sapete già, immagino. Di conseguenza, disastro, ritirata, fallimento. E in ogni caso... il Dominio e io abbiamo preso strade diverse. Beh, direi che hai imparato la lezione. Oh! E io invece direi che dovresti ringraziarmi per averti salvato il culo! A quanto pare le tue abilità leggendarie non erano altro che storielle. Aspetta, avete... uno scudo dell'Aurora. Fay deve aver trovato il progetto nella fortezza. Molto astuto. Così siete ancora diretti al cenotafio. Ma perché? Non funziona. È così. No, non funziona nemmeno con il suo sigillo. Oh, che spiacevole notizia. Ok, basta giocare. Consegnaci. No. Ora appartiene a me. Owen, ti giuro che... questo non ti riguarda. Dobbiamo parlare. Prendi il vettore. Ci vediamo a Tarsis. Voltagabbana. Eravamo compagni. E amici. Se non avessi appena salvato Aluk. L'ho sentito. Linno, l'ho sentito anch'io. Ora capisco come possa portare qualcuno a compiere azioni terribili. Ok. Ho visto lo scrutatore ascoltarlo di nuovo. Ha perso la ragione. Ha una macchina, un'arma. E intende portarla al cenotafio a qualsiasi costo. Anche se dovesse trascinarla su un ponte costruito con i cadaveri dei suoi soldati. Buono a sapersi. Mi dispiace. So di non meritare il tuo perdono. Ma spero di poter fare ammenda. Forse persino salvarti la vita. Ecco. Prendi questo. Sono sicuro che alla fine ci sareste arrivati da soli. Ma non c'è tempo, no? Chiedi a Fay di analizzarlo, di sistemare il tuo scudo. Costruirne altri, bla bla bla. Dove andrai? Non lo so, in realtà. Est, ovest, chi lo sa? E scusami di nuovo. Ok, l'hai già detto. Sì, ma non è per quello. Sto rilevando alcune furie del Dominio in avvicinamento proprio ora. E non sembrano affatto amichevoli, ma ve la caverete! Auguri, eroe! Oh, brutto figlio di... Carino qui. Nascondiglio segreto? Sì, calmare la mente di un codificatore non è facile. Stai bene? Oh, sì, benissimo. Mi stavo solo interrogando sulla natura dell'esistenza, perché siamo qui, i creatori, l'inno, vita, amicizia, speranza. Cosette, insomma. Ti lascio sola? No. Sono felice che tu sia qui. Sai, quando sei arrivato dalla principessa Zim, non ero sicura che avrebbe funzionato. Perché chiamare Tassin? Ero disperata. Grazie. In realtà avevo più dubbi sulla reazione di Aluk. Credevo non accettasse il tuo ritorno, ma poi ha detto benvenuto a bordo. Ed è stato fantastico. Da quando sei tornato è rinato. Si alza presto, lavora all'armatura, studia le mappe, canticchia. È merito tuo. Cosa mi dici di te, invece? Di me? Vediamo... Per colpa mia, la squadra si è sfasciata, la nostra missione è fallita e Tassin vuole mandare le sentinelle verso una probabile morte.
E nonostante questo... La cosa che mi sconvolge di più è che non sentirò l'inno. È assurdo, no? Pare faccia questo effetto. Inoltre ho ferito il mio amico più caro. Dove si trova? Non lo so, non mi parla molto. Ho capito, ma non puoi prenderti tutta la colpa. Ho una cosa per te. Me l'ha data Owen. Owen? È una lunga storia. Possiamo usarlo per perfezionare il nostro strale. Sì, ma certo. Perché non me l'hai dato subito? Volevo ascoltarti, sai, come un buon amico. È incredibile. L'hai detto a Tassin? Non ancora. Volevo assicurarmi che Owen non stesse mentendo. In effetti. Beh, non mentiva. Le farò sapere che siamo pronti. Ok, ci vediamo allo strale di Alok. Alok. Risolveremo anche quello. Fermare lo scrutatore deve essere la nostra priorità. Sì. Lo stiamo facendo sul serio. Ti ho portato una cosa. Niente male. Secondo Owen farà funzionare lo scudo. Owen? Dice che ci saresti arrivato. Ah, un bel gesto, immagino. Per un voltagabbana. Ehi, senti. Stavo pensando a quello che hai detto sul lavoro di squadra e sul mio ego. Non deve essere stato facile dirmelo, ma mi serviva. Mi hai aperto gli occhi, collega. L'ha visto, Faye? Perché io non ho idea di come funzioni. Per tua fortuna, Faye è qui. Alok. Faye? Scusami tanto. No, io... Faye. Io devo scusarmi. Un tempo ero il miglior specialista di tutta Bastion, ma... ora non più. Non lo sopporto. Ti ho costretta a fare ciò che hai fatto perché non volevo essere un peso. Avere un amico a cui si tiene non è un peso, è un dono. Mettiamoci al lavoro. Ok. Ecco qua. Grazie. Qui ci pensiamo noi. Tu assicurati che sia tutto pronto per affrontare la tempesta. Va bene. Ok. Funziona. Sì. Ci sono novità? Sì, ottime. Guarda. Sei pronta? Fantastico, ce l'hai fatta. Già. E il tuo? Non ne serve uno anche a te? Alok non ti seguirà nella tempesta con il suo strale. No. No, l'altra volta il vettore ha resistito alla tempesta. Mi assicurerò che lo faccia ancora. Ehi, cosa succederà quando sentirò l'inno? E se perdessi la ragione? Non succederà. Forti da soli, invincibili insieme. Dove l'hai sentita? Su, non c'è tempo da perdere. Il dominio è in movimento. Bene, lo scrutatore pensa di aver vinto. Gli faremo una sorpresa. Avanti, specialista. Scriviamo una nuova leggenda. Essere lanciati dalle scale in un barile. Resisti un po' di più, ok? Il vettore non può andare oltre. Non resisterà. Faye. Sto bene, sto bene. Preparati. Il cuore della furia peggiora. Esatto. Forse si sta espandendo. Lo scrutatore armeggia con il cenotafio. Wow. Venti impazziti. Fai attenzione all'Empireo. Hai già incontrato la fauna. Osserva le ombre. Capirai se stanno per attaccare. Ok. La corrente che viene dalla lava disturberà i propulsori. Dovrai muoverti più veloce che puoi. Rilevo dei vettori. Le sentinelle di Tassin, credo. Sono lontane. Siamo soli contro il
Bene. È un lavoro da specialisti. Come sempre. Strale 1 pronto? Al vostro segnale. Ti copriamo le spalle. Tu va lì e fatti valere. Ok, sono al centro della tempesta. Owen aveva ragione. Lo scrutatore ha collegato un macchinario al cenotafio. Vediamo. Posso comunicare con lui? La sua mente è un libro aperto. Scopri il più possibile. Mai visto niente del genere. Blocca il mio accesso al manufatto all'interno. Lì non mi sta chiamando. Forza, Faye, ti prego. Questo è il cuore della furia. Ho bisogno di te. Faye. Mi avrai anche battuto, ma io silenzierò il cenotafio. Aspetta, non è qui. Lo scrutatore è morto. Hai visto? Era collegata con lo scrutatore. Sono codificatori. Sa cosa fare. Come sta? Non lo so. Non bene. Di certo sto meglio di te. Alok. Lascia stare. Le interferenze dell'inno mi hanno bloccata. Devo arrivare a quella macchina. Ti aiuto, Faye. Non c'è più tempo. Riesco a sentire l'inno. Che cosa facciamo? Catalizzatori del... Dominio, per arrivare al cenotafio devo avvicinarmi all'inno, come lo scrutatore. Va, finché puoi. Avanti! Vai! Ora basta! Staccati! È splendido! Vai! Vai! Stai bene? L'ho sentito, ma l'ho lasciato andare. Faye, è fatta. È fatta? Faye. Oh, piano, piano. E adesso? Niente. Hai detto solo uno. Non è vero. Oh, sì. Io c'ero. Sei stato molto chiaro. Ecco, allora voglio rinegoziare. E chi aggiusterà il mio vettore? Credo intenda il nostro. Ne dubito. Aiutatemi a sistemarlo. E vedremo. Ehi, specialista. Yarrow. Novità dal dominio? Lo scrutatore è morto, ma continuano a combattere. Ne parliamo dopo, d'accordo? Ricevuto. Quei bastardi non mollano la presa. Ce l'avete fatta. Bel lavoro. Certo che sì. Ne dubitava? Grazie. Bisogna festeggiare. Facciamoci una bevuta. Ma non parliamo di lavoro. Ce l'hai con me? Ok. Mi concedi un minuto? Posso parlarti del mio vettore? Sai, ho grandi piani. Dammi almeno 5 minuti di pace. Niente vettore, niente inno, niente manufatti e niente contratto. C'è qualcosa che dovete vedere. Ti presento il Grand Maestro Adams. Sei entrato a Liberalia. Hai silenziato il cenotafio. Con un po' di aiuto. Ma certo, porti da soli invincibili insieme. Ti mostro una cosa.
L'abbiamo trovato al confine orientale. Ha ucciso due nostre squadre prima che lo abbattessimo. Aveva una mappa della regione. Urgot, hai presente? Da storie e dipinti. Ma hanno abbandonato Bastion da tempo. Potrebbe trattarsi di un esploratore solitario, ma anche di qualcosa di più grosso. I Corvus temono che la morte dello scrutatore ci abbia resi vulnerabili in punti che non abbiamo mai considerato prima. E ci rivolgiamo a voi perché avete dimostrato di essere qualcosa di speciale. Ma non divulgate la notizia o scatenerete il panico. Certo. Bene. Ne riparleremo.